L'8 e il 9 marzo si è svolto a Roma, all'Antonianum, il convegno sulla gestione dei beni ecclesiastici. Ecco una delle testimonianze che abbiamo raccolto. Una parte per arrivare a maturare realmente una teologia di comunione anche nell'amministrazione dei beni. E oggi è particolarmente sotto l'attenzione perché la gestione economica oggi dei beni nella cultura e nella società non è all'insegna della comunione ma dell'individualismo, e questo forse è il grande motivo della nostra crisi. E poi è vero che la riduzione del personale religioso comporta nuovi problemi che dobbiamo affrontare oggi con le domande di oggi. La relazione di stamattina sono state interessanti, c'è stato qualche tema che l'ha colpita particolarmente? Mi è piaciuto moltissimo la relazione fra l'amministrazione dei beni e la vita spirituale e concreta delle congregazioni, perché penso che realmente ci sia una comune ispirazione che deve pervadere una e anche l'altra in una unità di vita e di visione.